e quindi sono in coda per fare il rapid test coronavirus. Perché lo faccio? Non perché mi sento male o perché, ma perché una persona che lavora in marina, indirettamente in marina con noi, ma è un elettricista che sta lavorando sui pontili, passato in ufficio. Io non ero direttamente in ufficio, la sua ragazza è stata positiva, quindi io e il mio team, tutti quanti, loro l'hanno già fatto ieri, perché comunque ero in ufficio quando questa persona è passata a prendere il caffè in ufficio. Io non ero lì, per fortuna, però giustamente comincio questo circolo. È meglio farlo, stanno dicendo con i nostri vicini di casa, con le bambine e tutto il resto. La mamma di Nicola arriva domani, perciò voglio essere sicuro che non ho nulla. Che palle, così c'è un sacco di gente qua, un sacco di gente in coda in macchina, un test che lo fanno dall'auto, qui dalla macchina, quindi non devi mai scendere. Stanno peggiorando qua, da oggi hanno richiuso un po' il tutto, bisogna che questo vaccino esca il più presto, stanno iniziando le spedizioni, quindi i primi a avere il vaccino saranno infermieri, dottori, chi lavora in prima linea, chi ne ha bisogno. E poi per la gente un po' più normale si pensa verso gennaio. Dai, che palle. Mi faccio sapere fra un po'. So many cars, just like insane. Holy shit. Ah, quindi testato negativo. Ogni volta che fai un test sembra che lo stesso effetto è come vincere la lotteria. Ah, comunque ho aspettato 3 ore e mezza, dato negativo, quindi posso stare abbastanza tranquillo, nel senso che è una, diciamo che è una, ti risvegli un attimino, essere un po' più attento a quello che c'è in giro, non fidarsi troppo di nessuno, che è quello il problema. Vabbè, quindi ora andiamo a casa, non vado in ufficio perché ormai sono 12 e mezza, farò un po' di lavoro da casa. Ciao! Facciamo un po' di salti, basta con questo computer, televisione, iPad, fare qualcosa di diverso, vai! Della mi ha appena detto, Daddy sei intelligente, Daddy you're smart. What? Vai, quindi tutto questo casino poi è stato fatto per niente, perché la persona che comunque è stata nel mio ufficio e ha allarmato tutti quanti, alla fine è risultato negativo. Ha fatto 3 test, 3 negativi. Quindi la sua ragazza è positiva, però lui non è stato a contatto e quindi non ha rischiato, però non è positivo, diciamo così. Quindi noi abbiamo subito preventivato, siamo andati a fare tutti i test, quindi per fortuna siamo tutti e 3 negativi. Però queste cose veramente è una delle cose che fa paura di questa pandemia, perché comunque non sai mai con chi hai a che fare, o bugiardi, non dicono la verità, o comunque non se ne frega di niente di delle persone che comunque hanno intorno. Perciò è stata la prima volta che ho avuto un po' di paura, che non sono mai stato a contatto con lui, però i miei assistenti ci sono e io ho passato tempo con i miei assistenti, quindi era una cosa un po' così paurosa. Perciò tutto è andato in fumo per fortuna. Piccolo richiamo alla mia attenzione, nel senso di fare un po' più attenzione e quindi poi giustamente dopo questo anche Los Angeles ha chiuso ancora tutto. Quindi siamo tornati a fare orari un po' diversi, una persona in ufficio. Io uso la barca come ufficio per stare qua a Marina, devo comunque overview, diciamo, supervisionare quello che fanno, però qua è chiuso tutto ancora fino almeno il 20 di dicembre. Speriamo che questo vaccino
faccia il suo ingresso in maniera giusta e comunque metti un po' tutto perché ci vuole. Questo piccolo aggiornamento che volevo darvi a proposito di questo test, perché ho fatto il test, il programma il test. Ho finito quattro cose, vado a casa e noi ci vediamo dopo. Ciao! Ehi, sono bella. Sono bella e brava. Yeah! Hai quindi un altro utilizzo dello skateboard elettrico offerto da Jackie Dunn Company. Ed è divertentissimo, ragazzi. Lela is bella, anzi, is bella. E Lela ne mi dà anche. Mi divertono una cifra. This is gonna skateboard. Come to daddy! Non andare via! No!